chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due. Ogni volta che Dio chiama, mette in viaggio, crea nel cuore di ogni persona, nell'uomo, la nostalgia del nomadismo, del muoversi, del camminare. E questo Dio lo fa, e lo ha fatto con Abramo: alzati e vai. Lo ha fatto con Mosè: va, io ti mando dal faraone. Abbiamo sentito il profeta Amos: va e profetizza al mio popolo. L'ho fatto con Maria, e Maria che risponde: ecco la serva del Signore. Che ci dice allora che Dio ama snidare, snidare la vita delle persone, togliere da quello stadio, potremmo dire, di tranquillità, del finalmente sono tranquillo, finalmente sto in pace. No. Lui ama snidare, ama togliere, credo, un versetto di un salmo, lo scabello dai piedi, per mettere in piedi, per mettere in cammino, per mettere in strada, ma sempre nel rispetto della libertà della persona. Ma l'andare, quel mettere in strada ha delle caratteristiche, non è un andare così da turisti che si guardano attorno, fotografano, fissano, ma è l'andare con delle caratteristiche. Chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due a due. Quel due a due non è una postilla, non è una tra parentesi, ma è una realtà forte. Perché a due a due? Che prima ancora di essere, diremmo, missionari, annunciatori, i chiamati devono testimoniare la carità tra di loro. Devono essere un segno di comunione, un segno che camminano insieme, si aspettano. C'è chi ha la gamba più lunga, il passo più lungo, e quello invece più corto. Allora chi cammina più speditamente deve rallentare il passo per attendere l'altro. E Gesù dice: da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ed è proprio quel due a due, sottolinea proprio l'amore tra loro due, tra questi che camminano, e diventa un segno anche per gli altri. Ma c'è un'altra caratteristica. L'altra caratteristica è la libertà, il camminare in libertà. Ordino loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacco, né denaro, né la cintura. Camminare, camminare leggeri, per essere più spediti, per non stancarsi dal peso che si porta nello zaino sulle spalle. Camminare leggeri è un segno quasi di contestazione, contestazione alle cose, al denaro, a tutto quello, potremmo dire, quel superfluo che frena, che rallenta, che impedisce l'andare. Anche questo diventa un segno di gente libera che va gioiosa perché è chiamata ad un ministero. E allora, se chiamata ad un ministero, che cosa sono chiamati a dire questi chiamati o questi discepoli? Proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Ecco cosa erano chiamati a dire. Non tanto puntare il dito sul limite, sulla fragilità, sulla povertà, sul peccato della persona che andavano incontrando, ma non erano lo spingere le persone nel tempio, nella sinagoga, nella chiesa per pregare, no, anche se importanti questi luoghi, ma prima di tutto proclamarono che la gente si convertisse, convergere, entrare in sé stessi. Entrare in se stessi per che cosa? Per cogliere, prima di tutto, per cogliere quei doni, per cogliere quelle qualità che il Signore offre, dona ad ogni creatura, per cogliere gli aspetti positivi che sono sempre nascosti nella realtà più profonda della persona, convergere su di sé.
che non vuole essere un atto di egoismo, di individualismo, ma è un atto di coscienza, prendere atto dei doni, prendere atto, direbbe il Vangelo, dei talenti che il Signore non fa mai mancare, ma che offre sempre. E allora nella misura in cui si converge su se stessi, si ringrazia il donatore e si chiede scusa al donatore, se quei doni non sempre sono stati fatti fruttificare. Converge, guardare dentro se stessi. Ma poi ancora, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano, liberare. Ecco l'altra missione, il liberare, liberare la persona, liberare l'uomo, liberare la persona da che cosa? Da tutte quelle piombe che lo impediscono o impediscono di essere pienamente se stessi. Liberare la persona da tutti quei miti, da tutte quelle maschere che coprono la vera identità di un essere umano. Una missione importante, una persona di liberazione, una missione per aiutare la persona a scoprirsi una realtà grande, amata da Dio, ma soprattutto un'attenzione anche. Ungevano con olio molti infermi e li guarivano. L'attenzione, il coraggio, la solidarietà verso chi è nella sofferenza, verso chi è nella malattia. Ungere per dare forza, per dare coraggio. Ma qual è la prova? Qual è il luogo? Il luogo in cui questa missione è chiamata a realizzarsi. La casa. Dovunque entriate, in una casa. Ecco, non è il primo luogo, non è il tempio, non è la piazza, non è la chiesa, ma il primo luogo in cui si è chiamati ad esercitare questo compito, questa missione, è la casa. Ma perché la casa? Perché la famiglia? Perché là, è là nella casa, è là nella famiglia che la parola di Dio diventa significativa. Perché là nella casa c'è la vita vera, la vita concreta. Là nella casa, al centro, c'è la persona. C'è la persona a partire dal più piccolo, dai più piccoli agli anziani. Là nella casa c'è la verità. Là nella casa c'è il mondo concreto. Il mondo concreto con le sue gioie, le sue preoccupazioni, le sue sofferenze, là nella casa. È là nella casa dove la persona si scopre veramente se stessa, non nella piazza, ma è lì. Ed è lì allora che il chiamato è chiamato ad andare. E il chiamato è lì, è in quel luogo che è chiamato a testimoniare la missione, là nella casa. E là nella casa, soprattutto ci ricorda San Paolo nel brano che abbiamo ascoltato, è nella casa che San Paolo dice, ci ha ricordato una verità, chiamati ad essere santi, immacolati, predestinandoci ad essere figli adottivi mediante Gesù. Chiamati ad essere santi. Essere santi non vuol dire chiudersi in una stanza, non vuol dire fuggire il mondo, ma essere santi vuol dire persone normali, perché in fondo la santità non è un cappotto che uno indossa in inverno, ma la santità è il trasformare nella realtà eccezionale la realtà ordinaria. La santità è il dire di sì al normale, a quel normale che nella casa trova il luogo normale, che nella famiglia trova l'ambito naturale della santità, il dire di sì, là in quel luogo, in quell'ambito che è la casa, nella normalità di rapporti, di amore, di relazione, di lavoro, di sofferenza, di impegno, di progetti, è lì, è in quella normalità. La normalità che diventa un fatto eccezionale, in un contesto in cui l'eccezionale diventa un fatto relativo. È lì nella casa, chiamati ad essere santi, ma nello stesso tempo, dice Paolo, immacolati, gente robusta, gente solida, gente che non è una banderuola, persone che non corrono dietro chi grida più forte o chi vende meglio il proprio prodotto. Essere robusti,
essere robusti nel tutelare, nel difendere, nel custodire i valori della casa, i valori della famiglia. E tutto questo, cioè Paolo, si è predestinato ad essere figli adottivi. Perché? Mediante Gesù, mediante Lui, che si è adattato alla nostra logica umana, facendosi suoi fratelli, facendo uno di noi, per accompagnare noi a Lui. Eccolo, ecco la missione, ecco il compito, ecco, potremmo dire, quella nostalgia che Dio nomade crea nel cuore di ogni uomo, il nomadismo, il camminare, il non fermarsi, il non rassegnarsi, e l'Eucaristia. L'Eucaristia che celebriamo ogni domenica è proprio questo rinvigorire, rafforzare il coraggio, il rinnovare il mandato, perché come dice Papa Francesco, una persona si mette in discussione, una persona rilegge un po' se stessa, non perché un'altra persona ha parlato, un'altra persona l'ha presa, un'altra persona ha fatto del proselitismo, ma perché la persona, quell'altra persona lo attrae con la sua vita, lo attrae con il suo esempio. Papa Francesco dice che una persona si converte non per proselitismo, ma per attrazione.